Carissimi amici, buon torrido pomeriggio. Torrido pomeriggio qui in Italia, Doccia di raffrescamento e aria condizionata in casa di Leania. Se ci vuole. Doccia, mi sono rinfrescato. Chiuse le finestre, aria condizionata accesa. È così. Allora, oggi l'Italia non gioca ai mondiali. L'Italia non gioca ai mondiali. È fuori dai mondiali, da mo', Zenit tricolore, Zenit tricolore, versione 502, tricolore di Zenit, ciuffo Silver Tip. Poi abbiamo il sapone da barba vegetale, questo Zefiro, Zefiro al sentore di limone, limone e lieve mentolato. Questo che arriva dal kit Lamar di Natale. C'è scritto dietro. Sono i vari riferimenti di stoccaggio. Noi stocchiamo. Si stoccano i saponi, così come i pennelli e i rasoi. Io non lo faccio, però Lamar lo fa. Lui è tecnico, magico. Zefiro, limone, sorbetto. Adesso vediamo. Intanto mi bagno il viso, ma sono in onda? No, perché ho problemi. Sì, non dal video, vi dico, mi bagno il viso, dicevo. Mi serve la badante a quest'ora, cioè a quest'ora, a quest'età, non ce la faccio. Allora, Zefiro, sapone da barba vegetale e Zenit 502 tricolore. Io lo chiamo tricolore e poi vi darò citerò l'articolo. È una nuova personalizzazione MDL, nuova personalizzazione. Allora, chiudo il ciuffo con le dita, vado a prelevare lo zefiro. Ma questo lo devo montare in ciotola. Adesso vediamo come fare. Intanto lo prelevo. È colloso. Ciò indica la presenza di glicerina. Sì, guarda come colloso, magico, questo roba qua. È sorbetto veramente, ma non è che è gelato, no, perché. Eh sì, questo va montato in ciotola. Ma che roba? Chiudo la confezione. Cosa devo fare? Ma devo montarlo in ciotola. Sarebbe da montare in ciotola. Intanto mi do un prebarba, così. Ciotola faraonica, per questo Zenit tricolore.
smorzo leggermente il soap. Magico. Sento una lieve frescura in viso, cioè del mentolo. Secondo me è anche più del mentolo. Me lo sento in viso, magico. Basta, secondo me il sapone si è smorzato. Mi ribagno il viso perché ho il sapone secco in viso, sul volto. Non è che lo lavo via, Ho solo bagnato il viso. Vediamo il silver tip. Con cui mi posso permettere i movimenti circolari. Sì, mentolo limone, note ancora più acute di freschezza. Sapone vegetale. Questo secondo me va montato parecchio perché non noto un incollaggio in viso notevole. Sapone vegetale, oddio. Fresco. Non prende neanche però. Però è fresco. Rimane piuttosto superficiale, però è fresco. Di freschezza non manca mica, è piacevole questo limone mentolo, limone mentolato. Vediamo la prova dell'aria forzata, però non è un sapone da prendere come massima protezione, perché è piuttosto evanescente, vedo. Dopo facciamo una prova ancora più marcata, ne prelevo ancora dalla confezione. Le note di freschezza si sentono, sono molto piacevoli, molto piacevoli, basta così l'aria forzata, sono molto piacevoli. Questo limone e mentolo, vediamo la superficialità del sapone che, come ho già visto durante il montaggio, tende a essere piuttosto evanescente e non scende neanche in profondità. Eh?
non scende in profondità, tende a non rimanere, però le caratteristiche olfattive e il riscontro di freschezza sulla pelle ci sono tutte. Allora, vediamo lo Zenith, il tricolore. Con un ulteriore prelevamento, questa volta me lo spalmo direttamente sul viso senza ciotola, No, perché voglio vedere io. Beh, io sono curioso. Bisogna vedere come mettere nelle condizioni di lavorare con il SOP, perché la concentrazione è importante dei prodotti. Hai capito? E già si comporta in modo diverso questo zefiro con il face lathering, E non lo vedo mica tanto da ciotola questo sapone. No. Io lo vedo da montaggio in face lathering con aggiunta di acqua. Hai visto come cambia la storia? Guarda il montaggio a stucco. Ho cambiato sapone. Hai visto il montaggio come cambia la tecnica di montaggio? Adesso ci siamo. Quindi doti olfattive notevoli, riscontro sulla pelle notevole, con questo limone mentolo, anche più marcato del mentolo, e poi anche meccanica di montaggio in face lathering. Vedete quando non serve la ciotola non deve sempre servire, perché sennò roviniamo le prestazioni del sopra, il tricolore magico. Forza Italia, te capì? Adesso si ragiona. Magico face lathering forever. Esplode in viso questo limone mentolo. Vediamo la prova dell'unghia con questo soap. Qua è sceso. Vedi che scende? Prima col montaggio in ciotola non scendeva. Hai visto? Te capì? Montaggio davvero trimone questo. Tremavano. Vedi che scende. Te capì? No, protegge. Per essere un sapone vegetale, protegge. Magico. Mitico. Adesso mi sciacquo il viso. Parliamo un po' di questo soap e del pennello. Pennellazzo tricolore. E rimane in viso,
Zenith tricolore. Un'altra storia adesso con il montaggio in face lettering. Pennello nuovo, tra l'altro. Nuova livrea di Zenith. Collaborazione MDL. Magica Zenith. Tiene questo sapore, eh? Vedo che anche sul ciuffo è consistente. Forza Italia. Non siamo i mondiali, però. Oh, guagliò! Manco la Germania. Della Corea, no, perché faccio fatica a capire se sono in video, non so se mi ricordo i risultati delle partite. So che l'Uruguay viaggia di brutto. Germany is out. Magici. Te capi? Ma anche l'Italia is out. Anzi, l'Italia manco ha cominciato, mi dici. Allora c'è questo. Cosa dobbiamo fare? 502 tricolore. Post notevole di questo sapone, questo stop, devo dire che mi ha stupito. Adesso risciacquo l'esterno della confezione, l'esterno, non l'interno, perché se no l'interno non risciacquate l'interno. Se mi entra l'acqua all'interno della confezione mi porta via tutte le sostanze, non va mica bene. Allora, Zefiro. Non è mica male questo sapone. All'inizio col montaggio in ciotola ho avuto dei problemi. Ciotola che non sempre dà riscontro stanco, che stavo dicendo riscontro, cioè, ancora mi ricordo le scritture della settimana scorsa, cioè di venerdì, guardate i riscontri, cioè non ce la faccio, faccio fatica a dire riscontro per riscontro, non ce la faccio, sono vecchio. Montaggio in ciotola lì per questo Zefiro che a mio avviso non è non è valido, è proprio invalido. Gli ci vuole l'accompagnamento. Face lettering per questo sapone vegetale dà doti estremamente positive, che ha cambiato notevolmente faccia con un montaggio diverso. Profumazione molto gradevole, riscontro sulla pelle morbido ma soprattutto fresco per questa stagione, però non è un fresco che dà fastidio, anzi è molto invitante all'utilizzo, è un fresco a limone e mentolo, voglio dire, quasi, non lo so, da gelato la domenica pomeriggio. Io però non lo mangio il gelato. Però è così la sensazione, magico. Vediamo un
un po', dici, di questo soup. Sempre che lo trovi, eh? No, perché faccio fatica. L'ho pure bagnato, dici. Mannaggia, l'ho bagnato, va. Però, ingredienti, acido stearico, acqua, glicerina, idrossido di potassio, European oil, ok, ma European non riesco a vedere che cos'è, comunque Bulgari germ oil, quindi olio di germe di grano deve essere, mentolo, canfora, c'è la canfora dentro, ma io sentivo qualcosa di più persistente del mentolo. In effetti c'è dell'olio di canfora, timo, pure il timo, oil malaleuca, cosa mi ricorda? Da vegetale. Lavanda, olio di lavanda, olio essenziale di lavanda, citrus, melica, limon, ok, citral, geranio anche. Oh, ma è vasto questo sapone comunque. Hai capito che roba? Cioè, una confezione così, dall'etichetta così, mi scuso col produttore, quasi insignificante, però ha un inci bestiale, mica male, devo dire, dal riscontro notevole, la differenza notevole tra montaggio in ciotola e montaggio in face lathering, estremamente different, estremamente. Vabbè, Zenith 502 ciuffo silver tip. Vi avevo promesso l'articolo, è questo, si vede? Non so se si vede, non lo so, io lo metto disponibile, poi voglio altri colori, ciuffo silver tip di Zenith. Ebbene, questa recensione di Zefiro, sapone da barba vegetale, sorbetto grazie all'amar, anzi l'amar, devo sentirlo l'amar, dove è finito? Io ho le conference code, purtroppo devo sentirlo comunque, lui lo vengono a prendere in elicottero, io ho le conference code. Recensione di Zefiro sapone da barba vegetale Zenith tricolore, ciuffo silver tip modello 502. La recensione termina qui. Io vi auguro un buon pomeriggio, ci vediamo per il prossimo video. Ciao amici e a presto.